Chiunque sarà al governo, io spero Draghi, dovrà intervenire per scongiurare un'emergenza come quella del caro bollette su imprese, famiglie e lavoratori. Da mesi chiediamo di intervenire per bloccare i rincari di luce e gas, non solo per le famiglie, ma anche per le imprese. L'emergenza ora riguarda loro. Il leader della Lega non la manda a dire al Premier Draghi e punta l'attenzione su un tema caldo come quello di energia e gas e chiede un Consiglio dei Ministri già in settimana, ma anche un ritrovato dialogo con la Russia. Sarebbe bello vedere a Roma intorno allo stesso tavolo le due principali potenze contendenti, almeno sulla carta, penso a Russia e Stati Uniti, perché il blocco del Nord Stream, quindi i problemi di gas in Europa e in Italia dipendono anche da quello. Non vorrei che il non muoversi poi agevolasse la terza grande potenza, che in prospettiva sarà la prima potenza mondiale, che è la Cina, che ovviamente detterà sempre di più moduli, prezzi e stili di vita e di consumo. Quindi mi piacerebbe che fosse l'Italia a ospitare un incontro, confronto Russia-Stati Uniti che abbia l'energia al centro del dossier. Un decreto legge urgente per bloccare gli aumenti lo stanno facendo Francia e Spagna, ma con dei forti dubbi da parte dell'Europa. Se è così, vuol dire che qualcuno non ha capito, ha detto Salvini. Se c'è l'emergenza sanitaria, c'è anche l'emergenza energetica.